È la miglior risposta a tutte le polemiche che ci sono state nei mesi scorsi. L'iter è partito 2 mesi fa e la realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo di più parti, tra cui quello dell'amministrazione che ci ha preceduto. È soddisfatto il primo cittadino Massimo Seri che insieme alla presidente dell'azienda partecipata del comune, Susanna Testa, e a diversi amministratori della città, tra cui l'ex sindaco Stefano Guzzi, sabato scorso ha inaugurato la nuova farmacia comunale alla stazione ferroviaria di Fano. Ora, ha proseguito riferendosi alla proposta avanzata da noi giovani, vorrei raccogliere un'altra sfida, e cioè quella di creare all'interno delle farmacie dei servizi per poter così alleggerire le prestazioni del CUP, il centro unico di prenotazione. Come amministrazione crediamo molto nelle nostre farmacie comunali, tant'è che stiamo ragionando insieme alla Presidente di Aset Holding, alla quale va il mio ringraziamento insieme alla struttura per questo risultato, per pensare ad ulteriori servizi che possono essere prestati presso le nostre farmacie comunali. Quindi sono molto contento, un ringraziamento anche a chi mi ha preceduto, perché dobbiamo essere onesti, questo percorso nasce da qualche anno. E poi, se mi è consentito, vorrei dire che alle polemiche che spesso ci sono, queste sono le migliori risposte. La farmacia, già aperta al pubblico da qualche giorno, antecedente il taglio del nastro, oltre ad essere un punto di riferimento per i viaggiatori, sarà facilmente fruibile anche dal centro città e soprattutto dalla zona mare di Sassonia. Aset Holding, oltre a questa, ha in gestione anche altre 4 farmacie dislocate a Sant'Orso, Gimarra, Marotta e Piagge. I servizi offerti, oltre alla consulenza specifica nell'uso dei farmaci, sono numerosi e vanno dalla semplice misurazione della pressione al controllo del peso, agli autotest diagnostici di prima istanza, fino al noleggio di apparecchi elettromedicali. Periodicamente, inoltre, vengono fornite ai clienti delle schede informative per accedere alle prestazioni sanitarie. La holding, con questa inaugurazione, si colloca ai primi posti della Regione Marche tra le società pubbliche per la gestione dei servizi all'utenza. L'apertura di questa quinta farmacia è un risultato estremamente importante per la società. E infatti, diciamo, i lavori sono stati seguiti dall'ingegner Corigliano, che ha seguito i lavori di ristrutturazione dell'ambiente, mentre il dottor Spaccazzocchi ha seguito invece tutte le procedure amministrative e le procedure concorsuali, che hanno visto poi il vincitore, il dottor Mencarini, appunto, quale direttore della nuova farmacia.